lapidi rinvenute nella cattedrale di Frigento durante i lavori di restauro successivi al terremoto del 1962. Statua funeraria panneggiata, priva della testa, ritratto Frigento, scavo delle cisterne, luglio 2015. La statua, realizzata in calcare da botteghe locali, trova confronti nella scultura funeraria tardo-repubblicana e augustea, e in particolare nel tipo della cosiddetta pudicizia. Iscrizione funeraria di calcare rinvenuta a Frigento nei pressi del fiume Ufita. Numerio Seppio II, figlio di Aulo, Crizia Polla, figlia di Publio, Seppia Posilla, figlio di Numerio, ciò che era giusto facesse la figlia ai genitori, i mesti genitori fecero alla loro figlia. Stele funeraria rinvenuta in località Pilai Piani. A Quinto Ponzio Quadrato, figlio di Quinto della tribù Galeria, Duoviro, e a Liberto Quinto Ponzio Aristo, fece Quinto Ponzio liberale. Stele funeraria in calcare rinvenuta a Frigento in località Piano della Croce. Caio Vezio Basso, della tribù Galeria, soldato della settima coorte pretoria, fece al padre Caio Vezio primigenio augustale e alla madre Vezia Fortunata e ai liberti e liberte. In questa stanza sono esposti tutti i reperti archeologici rinvenuti durante i lavori di rifacimento delle strade comunali nel 2005. Collo di un'anfora ritrovato durante gli scavi
viene proposta la forma originaria. E questa è la parte originale rinvenuta. Il resto è stato ricostruito in argilla per dare una idea di come fosse originariamente. Sì, sì. Anfora rinvenuta in località Via Limiti, presso un'antica neviera. Il complesso di cisterne romane esistente sulla sommità di Frigento fino a questo momento non è stato studiato in maniera soddisfacente ed esaustiva, per cui si ritiene utile esporre alcune considerazioni. Nella ricostruzione storica delle antichità frigentine, fatta da Carmine Pascucci, per la prima volta si fa menzione di sotterranee fabbriche che servivano per conservi di acqua al numero di 12, a guisa delle 100 celle che si comunicano l'una all'altra.